Io quella signora lì l'ho conosciuta circa 4 anni fa e l'ho conosciuta grazie alla sua esistenza, perché mi ha scritto una mail, io stavo lavorando alla legge sulla biodiversità e mi ha proposto un incontro, quello che mi ha fatto tante altre donne che in vario modo discutevano di agricoltura e da allora abbiamo iniziato un percorso insieme che ha toccato l'inizio di questo lavoro quando Anna voleva incontrare le pastore, le allevatrici, soprattutto le allevatrici di tavoli ovini. E quindi abbiamo diciamo, anche fatto qualche incontro insieme in Toscana, con Angela, con altre splendide donne. Però voglio dire una cosa e finisco perché vedo qui che non voglio dire la fine del suo splendido lavoro. Se c'è una cosa straordinaria che questo lavoro comunica è una profonda emozione ed è una emozione fatta in tanto, che non viene trasmessa intanto dalla felicità perché riporta sulla terra la verità sull'agricoltura. Forse in questi anni è stata molto raccontata con tanti fiocchi, come se fosse Eden, con una vita facile, con diciamo un ritorno così. La realtà è un po' diversa, come abbiamo visto, con un approccio meraviglioso. Queste donne che sorridono sono una cosa che mi hanno colpito tantissimo, con una grande filosofia di fondo, perché andare sempre avanti, se in un posto stai bene, forse vale la pena di fermarsi. Ecco, c'è tanto da riflettere, credo che ci siano anche tante cose che possiamo fare. Sicuramente non quello che qualche giorno fa ci hanno raccontato anche nella legge di bilancio, perché per aiutare le famiglie, le donne a stare anche in questi luoghi complicati,